Vi ricamo un quadretto senza ago e senza filo. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, oggi useremo un telaio per creare un quadretto bellissimo, ma non useremo ago e filo, ma forbici e carta. Un quadretto bellissimo che vedrete vi stupirà. Io lo vidi tanto tempo fa su di una rivista, me ne innamorai e da allora voglio riproporvelo. Bene, è giunto il momento allora di spostarci sul piano da lavoro e di andare a creare con un piccolo telaio un gran bel quadretto. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri quadretti in collage 3D, diciamo così. E allora, cominciamo subito. Innanzitutto la cornice e il contenitore del quadro, un bellissimo e semplicissimo da trovare telaio da ricamo. In questo periodo vanno molto di moda, li trovate in tutti i negozi da ricamo o al mercato. Io l'ho trovato per esempio in un mercato rionale. Delle forbici, io le ho qui grandi e piccole all'occorrenza. Della colla vinilica o attaccatutto. Una matita e della carta. Allora, innanzitutto per il fondo io userò un cartoncino un po' più spesso, mentre per fare il soggetto del quadro, che sarà del fogliame, userò della carta meno grammata, più leggera. Eccola qua. Io decido di fare questo progetto con i toni dell'azzurro e del verde. Iniziamo subito. Innanzitutto prendo un foglio di cartoncino e, tirando fuori la parte interna del telaio, traccio la circonferenza esterna dello stesso, così, voilà, e ritaglio. Vedete, se lo pongo su questo rimane leggermente sbordante da qualche lato, ma se poi lo inserisco in questo, la parte in eccesso ovviamente scompare, assorbita dal doppio bordo del telaio. Per adesso questi mettiamoli da parte. Prendo diversificati colori di carta, azzurro, verdino, giallino, tutto quello che mi piace e che sta bene con il fondo che ho scelto, e disegno appunto dei ramage a fantasia. Di questi ne potete trovare quanti ne volete su internet, ma non vi preoccupate, vi faccio le foto e ve li metto sulla pagina Facebook di Arte per te. E arrivati a questo punto comincio a ritagliare tutte le mie forme. A questo punto abbiamo tagliato un po' di vegetazione, prendiamo la nostra attaccatutto e adesso non rimane che comporre una bella composizione floreale, facendo in modo che alcune foglie rimangano bene adese sullo sfondo e altre invece divengano aggettanti fuori dallo sfondo. Quindi piano piano facciamo in modo che ci sia una sorta di movimento appiccicando tutte le foglie, come se metteste in un vaso una composizione di fiori, totalmente a gusto vostro. In questo proprio si esplica la creatività di questo genere di lavoro. A questo punto, come vedete, io ho sbordato, non faccio altro che girare e ritagliare a margine.
Sporchiamo il telaio di colla lungo tutta la sua circonferenza. Proprio poco, perché il cartoncino necessita di pochissima colla e così il lavoro verrà anche più pulito. Quindi solleviamo le parti che vogliamo siano aggettanti e posizioniamo centrando bene il nostro telaio, così. Quindi prendiamo la seconda cornice, inseriamola e, staccandolo dal piano da lavoro prima che sia troppo tardi, richiudiamo il telaio stringendo il primo cerchietto all'interno. E voilà, il nostro quadretto è pronto per adornare la nostra casa. Bellissimo nelle case di vacanza, ma anche in una camera da letto di una ragazza, ma anche in bagno, insomma, dove volete dare un tono di freschezza e di semplicità ad un ambiente. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Spero vi sia piaciuto questo progetto davvero low cost e molto decorativo. Se è così, lasciate un pollice in su e condividete subito il video. Grazie, ci vediamo dopo le foto. Ciao! Visto che bello il nostro quadretto, non è veramente un elemento di arredo delizioso che dà un tono di freschezza e leggerezza alle nostre case? Bene, fate 2000 composizioni e adornate le vostre pareti. Io li vedo benissimo nelle case dei ragazzi più giovani, piuttosto che nelle case al mare, nelle case che hanno uno stile un po' più nordico. Sono veramente dei complementi di arredo che sono innanzitutto mutevoli col mutare delle stagioni e soprattutto danno una ventata di creatività e freschezza alle vostre case. Se questo video vi è piaciuto, ritagliatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, ma soprattutto venitemi a trovare su Instagram, venitemi a trovare su Facebook, tutti i link li trovate qua sotto, ma sempre e comunque venitemi a trovare sempre qui. E se non siete ancora iscritti, non perdete tempo, cliccate su iscriviti e sulla campanella in modo da rimanere sempre connessi con me ed essere avvisati ogni qualvolta io pubblichi un video nuovo. Bene, da questo momento facciamo tutti parte della stessa famiglia, la famiglia creativa di Arte per Te, quindi vi aspetto sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!